Ciao a tutti, io sono Princess, benvenuti o bentornati sul mio canale. In questo video farò un vlog del parco acquatico, visto che oggi ci andiamo perché è il primo giorno di NCS e NCS vi spiegherò cos'è domani, ovvero martedì, perché farò il vlog della settimana intera. Due settimane, quindi vi spiegherò cos'è domani perché adesso non ho molto tempo. Adesso vi mostrerò cosa ho dentro alla borsa. Allora, prima di tutto qua dentro ho un towel per asciugarmi. Ovviamente se andiamo in un parco acquatico mi dovrò asciugare. Poi ho un cambio di vestiti completo, quindi due magliette, leggings, pantaloncini corti. Questo è dentro la borsa di Shein, perché avevo un sacco di borse che non usavo, quindi ho deciso di usare questo. E ho anche un bikini, anche questo dentro una borsa di Shein. Però non so neanche se ci servirà un bikini, perché hanno detto che ci avrebbero dato un wetsuit, che è uno di questi. Però sono, cioè non so come... Non hanno neanche le nostre taglie, quindi non sono sicura. E quindi ho portato un bikini, just in case. Ho dei snacks, anche se ci danno loro il pranzo, ci hanno detto di portare dei snacks per quando avremo fame. Ho dei biscotti, delle caramelle e un protein bar. Poi ho la crema, deodorante, acqua. E ho questa borsa piccola dove metto un hand sanitizer qua. E poi ho un power bank per caricare il cellulare. E poi questi per i capelli. Spero di non essermi dimenticata niente, perché io sono il tipo di persona da dimenticarmi qualcosa. Quindi ci vedremo quando sarò arrivata là. Aspetta, vi faccio vedere. È quello, il parco acquatico. Vabbè, non è proprio un parco acquatico. È questo il posto, si sta eccitata di andarci. Quindi faremo tutti i tipi di attività diverse. Ci sono appena cambiate e sto morendo di caldo. Guardate. Oh my god, guardate. Fa troppo caldo qua. Però sì, adesso andremo nell'acqua con questo. Oh. Ok, ciao ciao ciao. NCS 2020. Open eye. Feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. Dripping lights, paint the skies, all because of you. Dripping lights, paint the skies, only you. Oh
Abbiamo finito. Oh my god, that was tiring. Cioè io non riesco a mettermi le braccia. Era stra divertente. Guarda cosa sto indossando. Abbiamo appena finito ritornando indietro. Sono tornata a casa, ho finito di mangiare, mi sono fatta la doccia, ho sistemato tutto e adesso vi dirò un po' cosa è successo oggi, perché non avevo il cellulare, quindi non ho potuto vloggare tutto e quindi vi dirò cosa è successo adesso. La prima cosa che hanno fatto quando sono entrata alle 9 di mattina è dirci in quale gruppo eravamo. Ci sono 6 gruppi e io sono nel gruppo numero 4, e dopo che ci hanno detto in quale gruppo eravamo, per tipo un'ora credo, abbiamo fatto attività per conoscere le persone del nostro gruppo, per conoscerci un po' meglio, perché queste persone sono sconosciuti. E adesso penso di conoscere quasi tutti nel mio gruppo, quindi yes. Dopo un'ora è arrivato il boss e il boss ci ha portato fino al water park. Quando siamo arrivati erano le 12, quindi abbiamo pranzato subito, ci hanno dato dei panini e delle patatine e dell'acqua, e dopo che abbiamo pranzato ci siamo cambiati nel wetsuit, credo che si chiami, e oh my god. Allora, il primo che avevo provato era troppo piccolo, poi sono andata a cambiarlo, hanno detto che non avevano la taglia per quello a maniche corte, quindi mi hanno dato quello a maniche lunghe e stavo morendo, però dopo uscita non faceva così tanto caldo. E la prima attività era una di costruire qualcosa che galleggiava nell'acqua, su cui tutte le persone del nostro gruppo potevano stare. E quello era un massive fail, perché siamo caduti tutti dentro l'acqua, però era molto divertente. Seconda attività è stato paddle boarding, che era secondo me quello più difficile. Prima di tutto dovevamo nuotare fino ai paddle board e la distanza era grandissima, quindi abbiamo dovuto nuotare un bel po'. E dopo che siamo arrivati là abbiamo fatto delle attività con il paddle board. Il paddle board non so come si dica in italiano. Se sapete come si dice paddle board in italiano, commentatelo nei commenti, però è uno di questi. E non vi dirò neanche quante volte sono caduta nell'acqua da questi cosi, però anche questo era molto divertente. E sì, quindi abbiamo fatto tipo delle attività con i nostri amici. E l'ultima attività è stata quello che ho vloggato, ed è dove ci siamo andati a divertire nel parco acquatico gonfiabile. E l'unico motivo per cui ho potuto vloggare è perché la mia amica Maya, vabbè, mia amica adesso, però un po' di ore fa non la conoscevo, ha portato il suo cellulare e tutti erano tipo: perché hai il tuo cellulare? Dopo lei diceva che non aveva paura che cadesse nell'acqua. Ha detto: oh, se vuoi ti posso fare dei video. Io ero tipo: sì, sto facendo un vlog oggi, quindi mi saresti d'aiuto se facessi dei video. Dopo ho dato un po' il suo cellulare perché ha detto: me lo puoi tenere per un po'. Io ho detto: sì, vloggerò un po'. E dopo mi ha mandato i video. E quindi grazie Maya, hai salvato questo vlog. Però era divertentissimo, come avete visto. E ho anche fatto molte foto. Questo vlog lo posterò separato dagli altri. Quindi farò... questo vlog lo posterò mercoledì. E il vlog del resto della settimana lo posterò sabato. Perché ovviamente oggi era il primo giorno. Era l'unico giorno in cui andavamo fuori dalla nostra città a fare qualcosa di diverso. E quindi era molto più lungo. Però aspettate fino a sabato per vedere il vlog della settimana intera di NCS. E vi spiegherò anche in più detail cos'è NCS, perché non ve l'ho proprio spiegato oggi. E quindi spero che vi sia piaciuto quel video. Lasciate un like e commentate se voi siete mai stati in un parco acquatico gonfiabile. E noi ci vedremo nel mio prossimo video.